Ciao ragazzi, vado a mostrarvi un arresto e ripartenza. Anche qui vi propongo un duello laterale. Ho il mio avversario alla mia sinistra, vado in protezione, quindi guido la palla con il piede destro e come vedete nel video vado a fare una finta di fare un colpo di tacco per cambiare il senso di marcia. Invece, con un cambio di ritmo repentino, vado a guidare la palla con l'esterno destro per continuare sullo stesso senso di marcia la mia guida della palla e cercare di andare via distanziando il mio avversario. Qui è importantissimo fare la finta di fare un colpo di tacco. Naturalmente il piede viaggia vicino al pallone il più possibile per cercare di trarre in inganno il mio avversario. Da padrone lo fa il piede d'appoggio, il sinistro, è importantissimo perché mentre io faccio la finta di fare il colpo di tacco, fa 10 centimetri in avanti per poi tornare indietro per darmi la spinta per proiettarmi in avanti alla velocità della luce e riuscire a superare in velocità il mio avversario. Ciao a tutti, ragazzi, allenatevi. In questo video vado a preferire la ripetitività del gesto, vado a farlo tante volte a discapito un pochino della velocità.